Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano, siamo su Rapla Pro Bass Fishing. Allora, abbiamo vinto le prime due, tornei, il trionfo del Lucio Perca e la fiera del Persico Spigolo. Adesso andiamo a caccia del Creepy Nero, lago Minnetonka. Andiamo. Che bello. Sono dimensioni minima 25 cm, ok, numero di prede. Vai che andiamo, vediamo se ho disattivato i cosi lì. Vabbè, ciao ragazzi. Gli aiuti. Oh, pescatore. Ok. Vai che andiamo. Rapla Pro Bass Fishing. Fishing. Il pescatore veneziano. Siamo ancora a livello principiante. E ti dà una mossa? Bello, sto registrando, grazie. Hola. Vai. Cattura. Benvenuto ai principianti del Rapala Tournament. Auguro buona fortuna e ne avranno bisogno visti gli avversari. Vai, cazzo. Pare sia stato trovato un punto di pesca. Dai, porca puttana. Qua va, andiamo per catture. Era questo, ho dato gli aiuti probabilmente. Aspetta un attimo, no, fioi. Tiro di merda. Devo riprendere un po' la mano, ragazzi, scusate. No, calma, come? Calma, siamo qua. Il lago Minnetonka è un lago di forma irregolare con più di 200 km di coste. Perché non scoppio a tirare? Lo specchio d'acqua del Minnesota è molto popolare tra gli amanti delle imbarcazioni e vabbè, tra i scoppio a tirare, vaneggio come indiano. Persici, bluegill, pesci luna e persici trota sono solo alcune delle specie che abitano qui. Si trovano anche lucci, lucio perca e storioni, oltre a una bestia leggendaria lunga più di 3 metri, chiamata Lu. Niente, non riesco più a tirare, ufficiale, ma perché? Forse non ho più gli aiuti e quindi non mi dice più se è un lancio bello o brutto. Qua forse ho levato tutto, fioi. Vediamo se è così, è una figata. È tutto molto più difficile, più come indieno. Sono là comunque, Avviciniamoci un po', dai. Vai. Il lago Minnetonka è un lago di forma irregolare con il Minnetonka. 100 km di coste. Questo specchio la barca! È molto popolare tra gli amanti delle imbarcazioni e tra i pescatori. Persici, bluegill, pesci luna e persici trota sono solo alcune delle specie che abitano qui. Si trovano anche lucci, lucio perca e storioni, oltre a una bestia leggendaria lunga più di 3 metri chiamata Lu. Un pesce. Niente. Tiri di merda. Devo capire se comunque il tiro va bene. Che se non mi dà bonus. Cazzo, è il bonus merda. Se è perché non ho più gli aiuti o perché sono io una pippa che non riesco più a tirare. Ma mi sembra un po' impossibile, insomma. Iniziano le difficoltà, ragazzi. Il lago Minnetonka è un lago di forma. Eccolo! Eccolo qua, allora va bene, dai. Questo specchio d'acqua del Minnesota. Perché non ho più gli aiuti, come prima. Vai. Persici, blu. Ah, bastardo obeso. Persici trota sono solo alcune delle specie che abitano. Mamma mia, questo tira, Che lucci, lucio perca e storioni. Sì, il cazzo perca, sì. Bestia leggendaria lunga più di 3 metri. Merda, non perderlo. Dai come che 8 metri, cazzo. Oh, sti creepy sono fastidiosi. Il nostro pescatore ha sbagliato l'oggetto. Bene, metti nella vasca. Fuori parametro, potrebbe battere ogni record. 2 kg sì, è tantino. Sì, 2 kg è veramente tanto per un creepy, attenzione, a questo non me ne frega un cazzo.
bisogno dei creepy. Perché non conta il peso, ma conta... Contano il numero. Niente, la scopo di tirare in maniera importante, purtroppo. Nativo di Chisago City, Minnesota, Chris Gilman è diventato un professionista dal 1996. Fa piacere, vecchio. La sua tecnica preferita è la pesca alla traina o con esche crankbait. La sua esca preferita è la Rapala Shadrap. Se dovesse scegliere, il suo lago preferito sarebbe quello di Winnebago, in Wisconsin. Mi fa piacere. Winnie Pooh, insomma. Andiamo via da qua. Però ce ne sono, cazzo. Ecco, là, sono là che saltano. I merda, sono là. Dai, come? Dai, come? Dai. Dai. Dai, creep, la barca che passa. Il lago Minnetonka è un lago di forma irregolare. No, basta, io lo devo levare dei coglioni questo. Mi hai rotto il cazzo, aspetta. Opzioni. Audio. E tra i pescatori. Eccellente! Ecco, fuori da... No, non ce la faccio più. Sono solo alcune delle specie che abitano qui. Ancora! Si trovano anche lucci, lucioperca e storioni. Basta! Oltre basta! A una bestia leggendaria... Eccolo qua! ...più di 3 metri, chiamata Lu. Dai, cazzo, dai. Merda, siamo tutti a uno comunque, Siamo tutti a uno, ragazzi, l'è dura, l'è dura. Bella! Sì, avanti così. 20 è, cazzo è, duetti. Che l'amo sia ben conficcato nella bocca del pesce. La stabilità dell'amo decresce quando è piccolino questo. Ai lati dello schermo. Quando la stabilità. Dai, che sei una scorreggia di merda. Dai, cazzo, dai. Muoviti, muoviti, muoviti. Dai, che sei piccolissimo, cazzo, mi fai solo perdere tempo. È quasi in barca. Riavvolgi quasi in barchi. Quando è al centro dello schermo. Ok. Vediamo se mi dà 2. No, non me lo dà. Non me lo dà perché è troppo piccolo, ma porca troia. Che sfiga. Dai, come? C'è qualcuno? Non sono più di qua. Dai come cazzo. Dove sono? Dove sono? Dai, dai, creepy. No, è di là. Niente, andiamo via da qua, andiamo via da qua, andiamo via, svola come svola. E a livello principiante comunque sono scarsi gli avversari, per fortuna. Dai, come fa? Dai, andiamo col barchino, andiamo col barchino. Dai, 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 dai. Woo, woo, woo. Adesso voglio beccare il bestione obeso, però cazzo, un creepy da 2 kg. Che culo. Splendida come questa. Sì, è difficile. Tutti a un pesce siamo, ragazzi. Proviamo di qua. Dai. Ok. Qua l'acqua è abbastanza... è poco profonda. Destra. Bella! Questo è buono. Questo è buono. Di poco, ma è in misura. Cazzo, dai. Sono fastidiosi però sti cazzo di pesci. Penso a livello esperto, campione. Siano di tonni, cazzo. Tonni obesi. Vai, 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 vai. Basta, guarda sto reccion, dai. È stanco, è stanco, è stanco, è stanco. Sei stanco. Eccolo qua, roba mia.
E andiamo a 2 adesso. Perfetto. Obiettivi, evento. Deve essere... cattura una lucioperca da record, presa da chi se ne frega. Ah, la dimensione mitica è 25, quindi quella era di 20 cm, ok. No, per la terra è Kiribo, non lo so. Ora va a centimetri. Comunque, insomma, deve essere 25 cm almeno. Come il pacco che vuole Tori, insomma. Dai. Creepy, dove sei? Andiamo via, c'è poca roba qua. Indizi come pesci che saltano potrebbero dai i punti di pesca dove trovare la tua preda. Non lo sapevo, vecchio, non veramente rimango sorpreso da sta cosa. Ok. Qua c'è, là ci sono, c'è un creepy, due, tre... guarda, è pieno. Qua ce ne sono, raga. Qua ce ne sono. Destra. Eccolo qua. Zero, questo è piccolino. Riavvolgi solo quando è al centro. Speriamo bene. Sono i centimetri che contano, però, no, i chili, da quello che ho capito. Dai, merdaccia umana, dai, 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 dai. Mancano 7 minuti, ragazzi. 7 minuti. Dai, ma sei una scorreggetta, dai. Sei una scorreggetta. Sei una scorreggetta. Eccolo qua, è stanco, è stanco. È stanco, è stanco, è stanco. Grande. Complimenti. Non me lo dà buono, chiaramente. Troppo piccolo. Dai, come ragiona? Voglio la ragionata cumendiana. Tiro non meraviglioso. Sento qualcosa. Dai, stronzo. Niente, non arriva. Vieni da paparino. Tiri del cazzo. Ora guarda quello come salta. Ora quello come salta. Guarda quello. No! Mancato. Mancato. Dio santissimo. No, ste robe. Però come non puoi sprecare. Il lago Minnetonka è un lago di forma irregolare con più di 200 km di costa. È un lago del cazzo, no? Devo disattivare sto... del Minnesota è molto popolare tra gli amanti sto cazzone delle immersioni e tra i pescatori. Persici, bluegill, pesciluna e persici trofa allora, sono solo Terry. Alcune delle specie che abitano qui. Si trovano anche lucci, lucciopelca e storioni, oltre a una bestia leggendaria lunga più di 3 metri dai chiamata Lu. Non me l'hai mai detto, vecchio. Veramente, non me l'hai mai detto. Sei un figo. Dai. Cazzo, solo due ne ho presi. Dura questa, eh? Non c'è un cazzo. Due pesci, anche Savage. Siamo primi insieme a uno. Dai, come bisogno di un pesce qua 5 minuti. Quello è bello, quel creepy là è bello, quello vicino alle alghe. Eccolo. Dai. Dai, cazzo, dai. 4 minuti 52, ragazzi, 4 minuti. Il lago Minnetonka è basta! Con sto lago Minnetonka. Di coste. Questo specchio d'acqua del Minnetonka. Prossimo video prometto, ragazzi, disattivata sta voce di merda. Imbarcazioni e tra i pescatori. Persici, bluegill, pesciluna e persici trota. Eccolo! Sono solo alcune delle specie che abitano no qui. No! Si trovano sì lucci, sì, questo è buono.
oltre a una bestia leggendaria lunga più di 3 metri, chiamata Lu. Sì, Lu di merda. Dai che l'ho preso, dai che l'ho preso. Questo è buono. Questo è buono. Quando è al centro dello schermo. Lo devo perdere. No, 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 no. Bravo, Kume, bravo. Dai, Kume, dai. Bravissimo, bravissimo, cazzo. Complimenti. E arriva il terzo. Terzo pesciotto è questo. Dai, cazzo. Attiriamolo. Dai, stronzo. Eccolo. Eccolo, dai. Dai, merdaccia. Dai, merdaccia. Vede la barca, ho paura. Il lago Minnetonka irregolare con più di 200. Ha visto la barca. Dai! Sì, cazzo, che culo di merda! È molto popolare tra gli amanti delle imbarcazioni. Come tira, ha visto la barca? Ha visto la barca? Pesci luna e persici trota. Porca puttana, che tirata che ha dato. Qui si trovano anche lucci, lucioperca e storioni, oltre a una bestia leggendaria lunga. Mamma mia, ragazzi, che bava, devo prenderlo, questo è importante per la classifica. È importante, ragazzi. Poi sono i tornei principianti, me li voglio togliere dalle palle per poi andare subito nei tornei quelli importanti. Vai. Perfetto. Questo è un bel posto, cazzo. Dai, vai, qua ce ne sono, raga. Qua ce ne sono. Lo sento. Dai, cazzo. L'ho saltando, però non è vicinissimo. Cioè, vicino, ma non vicino. Il lago Minnetonka è un lago di forma irregolare con più di 200 km di costa. Mi fa piacere. Questo specchio d'acqua del Minnesota è molto popolare tra gli amanti delle imbarcazioni e tra i pescatori. Dai, porca puttana, dai. Persici, bluegill, pesciluna e persici trota sono solo alcune delle specie che abitano qui. Sì. Si trovano anche lucci, lucioperca e... E leggendario? Oltre a una bestia leggendaria lunga più di 3 metri chiamata Lu. No, 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 ragazzi, non me l'aspettavo, cioè. Questo pesce leggendario non me l'aspettavo. Vai. Manca poco ormai, eh. Andiamo. Andiamo. Andiamo a pescare. Parap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 
Ok. Buono. 1 minute, 1 minute. Ce ne sono qua, acqua meno profonda, ma sempre buona. Dai, cazzo, dai. Non sono attratte. Sinistra. Porca puttana. Buono, buono, quasi un chilo. Riavvolgi solo quando è al centro. Dai, il culo veneziano, dai, il culo veneziano, il grande pescatore, fioi. 26 secondi, portiamola a casa, portiamola a casa e andremo a pesare il tutto. Tanto va per numero, va per numero. Dai, cazzo, se lo dobbiamo prendere, è troppo importante. Con questo vinciamo, penso, sicuramente. 8 secondi. Dai che è stanco, sei stanco, merdina. Oh, va su. Bravo. 5 pesci. Andiamo al molo. Tutti i partecipanti devono tornare al molo principale. Andiamo al molo che è qua. Bella.
Ma è qua o no? I punti di pesca migliori potrebbero avere un palloncino sopra di essi. No, ora devo andare di là, cazzo. Oh. Dai, come tirala, cazzo, tirala. 5 pesci. È che non voglio prendere penalità. Allora di qua. Dai, fermo una garetta. No, lo so che mi restano 9 minuti. Tonka è un lago di forma irregolare con più di 200 km di coste. Questo specchio d'acqua del Minnesota è molto popolare tra gli amanti delle imbarcazioni e tra i pescatori. Persici, bluegill, pesci luna e persici troppo. Che solo del cazzo è? Alcune delle specie che ancora qui. Si trovano anche lucci, lucio perca e storioni, oltre a una bestia leggendaria. Il leggendario? Più di 3 metri. No, ve lo prometto, l'audio non ci sarà più perché è una cosa devastante. Cioè, veramente, cioè, è più stressante di 10 ore di lavoro. Cioè. Vai. Il cume alla pesatura. Prestazione navigato. E sembra che il primo posto non glielo toglierà nessuno. Chiaro, sono il numero 1. Sono il pescatore veneziano, fiori. 5-2, ragazzi. La classe non è acqua. Ok. Ok, perfetto. Quindi i prossimi sono Creepy Bianco, Lucio, e poi c'è il Muschi e il Persico Trota. Perfetto, quindi ne mancano ancora in realtà 1, 2, 3, 4. Mancano ancora 4 sfide. È bello lungo, ragazzi, sto gioco. Porca puttana. Raga, allora, prossima, cioè le prossime, me le, come si dice, le gioco da solo e ci ribecchiamo in un altro torneo, magari un po' più competitivo. Ok, raga, un saluto dal Cumendone pescatore veneziano. Ciao! Cumenda veneziano, Cumenda veneziano, Cumenda veneziano, lo youtuber italiano. Cumenda veneziano, Cumenda veneziano, Cumenda veneziano, lo youtuber italiano.